Buonasera e benvenuti all'ormai consueto appuntamento con la Ace Cup del lunedì sera. Questa sera il programma propone King contro Pertini. I ragazzi bianco-blu cercano la terza vittoria consecutiva per il loro cammino nel torneo, mentre i ragazzi del Pertini devono assolutamente vincere per rimanere agguantati al gruppone per verso la finale. Il pubblico numeroso sta arrivando sugli spalti. A me non resta che augurarvi buon calcio come al solito e ci vediamo più tardi. Ciao! Wanna taste you again like a secret or a sin. Wanna feel you again like the ocean sand on my skin. I'll be the fight against your fears forever here to save those tears. I'll be the courage in your wings, not letting go, I'm all you need. Collegati dallo stadio Carlini, la partita è finita 7-0 per i ragazzi del King. Siamo con Mace e Mister Mangano che ci raccontano un po' le loro impressioni. Partiamo da Mace che ha fatto addirittura 3 gol, quindi chiediamo a lui subito com'è andata la partita e dici un po' qualcosa su questo. Allora, il primo tempo l'abbiamo un po' sottovalutato, siamo entrati un po' così a freddo, senza fare riscaldamento, e quindi abbiamo finito male il primo tempo. Poi il secondo tempo abbiamo iniziato bene, siamo riusciti a sbloccare la partita e poi vabbè, 3 gol. 3 gol, quindi complimenti. Invece a Mister Mangano chiediamo quali sono le sue prospettive per il futuro, visto ormai le tre partite vinte, i 9 punti conquistati, e dove vogliono arrivare? Noi vogliamo vincere, l'aveva sempre detto. Bisognerebbe cominciare a giocare anche al primo tempo, perché il primo tempo lo regaliamo sempre agli avversari e cercheremo di svegliarli anche dal primo minuto. Ringrazio i miei amici che mi insultano, li adoro. Alla grande, quindi ripetiamo il risultato 7-0, alla prossima, ciao ragazzi. Grazie. Buona serata, buonanotte. Eccoci con i ragazzi del Pertini, partiamo subito con una domanda secca. Visto il primo tempo che è finito 0-0 e poi il secondo 7-0, cosa è successo negli spogliatoi a questo punto? Ma allora, devo tanto fare i complimenti ai miei ragazzi che comunque nel primo tempo abbiamo interpretato la partita come andava interpretata. Avversario difficilissimo, abbiamo sempre avuto rispetto per il King e sempre lo avremo, perché comunque sono i più forti e lo hanno dimostrato pienamente nel secondo tempo. Forse nel primo tempo ci hanno un po' sottovalutati, noi ne abbiamo approfittato chiudendoci il più possibile, cercando di parare il parabile anche con un po' di fortuna. Sicuramente poi nel secondo tempo siamo entrati un po' con la testa per dire: tanto tra poco la partita finisce 0-0, benissimo, ci portiamo a casa a sto punto. Abbiamo un po' sottovalutato il secondo tempo, forse troppo consapevoli del fatto che ce la potevamo fare, poi ci è un po' sfuggita di mano la situazione, qualche errore individuale e purtroppo è andata così. Vabbè, adesso vediamo un attimo come proseguirà il torneo. Come al solito ci spengono le luci mentre facciamo le interviste, ma chiediamo invece al giocatore, visto che tu sei entrato più o meno verso la fine, abbiamo visto, quindi come l'hai vissuta? Più che altro perché i tuoi ragazzi, i tuoi compagni hanno giocato bene, però obiettivamente ha mancato qualcosa, soprattutto in difesa. Tu che vivi lo spogliatoio, raccontaci un po' come sono le vostre emozioni. Direi che ci siamo preparati molto bene la partita, come si è visto nel primo tempo, ci siamo stretti tutti intorno e anche io dalla panchina ho cercato di trasmettere comunque carica e grinta alla squadra,
E ora usufruiremo di questa piccola pausa che ci dà l'Ace Cup per nuovamente fare gruppo, stare uniti e dare battaglia al Doria, prossimo nostro avversario. Perfetto, perfetto, quindi il morale da parte dei ragazzi del Pertini rimane alto, a noi non ci resta che augurargli una vittoria. Eccolo lì. Sono arrivato anch'io. Il malato. Sempre presente. No. Ricordati, figurati, che devono andare a casa. Andiamo a scuola. Ringraziamo i ragazzi. Voglio solo ringraziare tutti i ragazzi che continuano a partecipare qui alle SCAP, tutti i tifosi che prendono parte sempre sugli spalti col Mi freddo. Un po' di più, ragazzi. A noi andate bene così. Quelli che vengono, grande onore per tutti. E colgo l'occasione per ringraziare chi sta dietro, come i ragazzi del Videomakers, Andrea Mazza e la sua signora, Federico e tutti gli altri ragazzi che fanno sempre parte delle SCAP. Mi sono intromesso solo per queste due linate, poi porto via le balle, faccio come Baglioni, anzi. Allora sigla, Andre, sigla, ciao ragazzi.